Buongiorno a tutti, grazie per essere anche quest'anno venuti al Social Football Summit. Siamo davvero felici di essere qui e di poter sostenere questa manifestazione che abbiamo visto davvero crescere. Oggi i social che crescono sono quelli in cui i consumatori sono protagonisti. Ma siamo soprattutto una piattaforma di intrattenimento globale. I think technology can give us the opportunity to sustain these different consumer habits. I also think that OTT is a superior way of getting the content to those people, to the younger generation, just because it's anytime, anywhere, on any device. I'm thinking sport needs to follow the fans and not the fans to follow the sport. Il sogno di vincere con la squadra dove sei cresciuti e con essi le passioni che amano le varie storie di calcio. Non è detto che se il giocatore vuole andare, va bene. Tu sia costretto. Sono costretto a farlo. La Superlega, non dimentichiamoci, perché salta? Ripeto, credo che la preparazione a 360 gradi ti possa chiaramente dare poi una visione giusta. Innanzitutto vorrei dire che secondo me alle bambine è sempre piaciuto giocare a calcio. Someone says like, how come like you play football and your life was in danger? I said it was a way of activism, was a way to stand strong, to be a voice for voiceless people in my country. Beh, sicuramente una ragazzina che inizia oggi è molto più fortunata e deve essere consapevole di questo. Cioè, tu racconti uno sport femminile, è fondamentale che sia un racconto al femminile. Non ci abbatteremo per quello che è successo in quest'ultima settimana. Grazie a tutti e sempre Forza Italia e complimenti per il libro. Tutto il mondo guarda gli sport. Una generazione che non mi ha mai visto giocare, però mi conosce perché sono su questa piattaforma qua.